Michael Zonera, 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni di Vercelli, Giuseppe Aversa, 49 anni di Chivasso, Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Sono i cinque operai deceduti all'alba della mattinata di giovedì 31 agosto, travolti in un treno della linea Torino-Milano a Brandizzo, nei pressi della stazione. Altri due operai sono rimasti illesi, uno è stato sbalzato a terra dall'onda d'urto, l'altro sferrato dal treno. I macchinisti sono ricoverati sotto shock all'ospedale di Chivasso e la loro stanza è presidiata dai carabinieri per la loro sicurezza. Una tragedia quella che è accaduta nella mattinata a Brandizzo. Alla base, con ogni probabilità, c'è stato un errore umano di comunicazione. I sette operai della ditta incaricata dei lavori di sostituzione delle rotaie avrebbero iniziato prima dell'orario previsto e non sarebbe stata fornita comunicazione al treno in arrivo a 160 km orari. Sul posto, nella mattinata, si sono recate diverse figure della politica locale e non, come ad esempio Claudio Leone, consigliere regionale. Purtroppo dopo la strage della Thyssen, è la più brutta, più brutto incidente sul lavoro negli ultimi anni nella nostra regione Piemonte. Questi incidenti purtroppo non dovrebbero succedere, come tutti diciamo qua, nel 2023, però ahimè purtroppo succede, e ahimè è successo nel nostro Piemonte ed è successo anche nel nostro Canavese. Questo non può che rammaricarci e cercare di tutti noi di tirare fuori ancora un impegno maggiore per trovare il modo, anche investendo delle risorse importanti per quanto riguarda la sicurezza nel lavoro. Ribadisco il concetto che nel 2023 non si può assolutamente morire di lavoro e queste povere cinque persone sono ahimè morte di lavoro. Un incidente sul lavoro, l'ennesimo. Piero Grisolia, sindacalista FIT-CISL, è giunto sul posto. Siamo di nuovo qui per l'ennesima tragedia che ha colpito il nostro territorio e il nostro Piemonte. Non è più accettabile morire di lavoro. In Italia ogni giorno mediamente muoiono 3 lavoratori al giorno per infortuni sul lavoro. Questa cosa non è accettabile in un paese civile. Dobbiamo cambiare culturalmente la prevenzione e gli investimenti sulla sicurezza. Non è possibile che una persona esca da casa sua e lascia i suoi familiari e non faccia più ritorno. Questo è un bollettino di guerra. Smettiamola. Tutti i protagonisti per la tutela dei lavoratori devono fare la propria parte, gli imprenditori, il sindacato e gli organi competenti al controllo. Finiamola di giocare sulla vita degli altri. Oggi siamo a un bollettino di guerra. Non stupiamoci se in futuro tutti questi imprenditori che non hanno come cultura la sicurezza continuerà a esserci dei morti sul mondo del lavoro. Sono in corso le indagini della Procura, che dovrebbe far luce sull'accaduto.